Dicono che io sia la più bella, ma io semplicemente lo sono. Questa è l'autodefinizione forse più sincera che Norma Jane Baker in arte Marilyn Monroe abbia mai fatto. La sua immagine campeggia ovunque nella 65esima edizione del Festival di Cannes, protagonista virtuale di una manifestazione forse un po' meno pomposa del solito, ma con parecchia carne al fuoco che in questi giorni cucineremo e mangeremo in abbondanza. Marilyn in Costa Azzurra non ci andò mai e oggi Cannes, nel cinquantenario della sua morte avvenuta il 5 agosto 1962, le dedica la manifestazione. Lei, che divenne regina di ogni red carpet oscurando i passi di ogni collega, perché lei era Marilyn e niente di meno. Inizi duri quelli di Norma Jane, compromessi e disillusioni sfociati in un trionfo dal 1946 in poi, con quando la moglie è in vacanza, a qualcuno piace caldo e gli uomini preferiscono le bionde. E che gli uomini preferissero le bionde, anzi la bionda, lo si capì quando Marilyn si avvicinò pericolosamente alla famiglia Kennedy, prima a John Fitzgerald, perché un compleanno così non si può scordare. Poi andò da Bob, giungendo troppo vicino al potere puritano griffato USA. Era diva Marilyn, desiderata da tutti ma amata forse da nessuno, se non da quel Joe DiMaggio abbandonato per l'eccessiva gelosia, ma che fu l'unico a starle vicino fino all'ultimo. Quell'ultimo istante che nessuno ancora oggi può scordare né chiarire. Il suicidio o altro nella sua casa di Brentwood, quei barbiturici, quei ritardi, quei dubbi che forse hanno contribuito a costruire il mito Marilyn e che oggi, con 50 anni di ritardo, l'hanno portata finalmente in Costa Azzurra e con lei il festival è forse un po' più glamour del solito. Era diva Marilyn e le imitazioni dei giorni nostri non riescono neanche ad accostarsi a lei perché lei diva ci è nata e quindi mai morirà.